Vorrei ringraziare eh, intanto tutti i presenti, eh, le amministrazioni comunali di tutta la provincia che saranno presenti nelle tre sessioni. Eh, vorrei ringraziare in modo particolare i presidi, i presidi e eh, i professori. Eh, responsabili dell'orientamento che hanno colto anche il senso del nostro eh, convegno. Brevemente, perché abbiamo pensato questo convegno sull'università, sull su una riflessione sull'università? Intanto perché Ragusa ha una storia di presenza universitaria, una storia che va da, dagli inizi degli anni 90, e perché questa storia. Con i suoi alti e bassi, ha fatto capire a questa comunità che l'università eh, è una ricchezza, una risorsa che produce ricchezza non solo materiale ma anche e soprattutto eh, immateriale. E perché pensando questo convegno con il professore eh, Ragnolo nelle tante discussioni che abbiamo avuto? Perché siamo convinti, seguendo Carlo Trigilia, che lo sviluppo locale eh, trova i, i momenti di massima eh, espressione quando si salda assieme eh, università e eh, ricerca eh, imprese attraverso l'intermediazione di soggetti importanti come possono essere appunto gli enti locali e per questo la confezione del eh, convegno a quella struttura che eh, avete visto con tre momenti di cui uno eh, in cui sono coinvolti tutti i sindaci della eh, nostra città oltre ai soggetti che su, sul nostro territorio hanno una importanza eh, per la gestione dell'università, dell a cominciare dal consorzio eh, alla eh, Università di Catania con la sua eh, facoltà. Pensiamo che riflettere sull'università significa, eh, in questo momento, eh, pensare a come renderla possibile l'università, perché eh, eh, l'università ha tante eh, opportunità. Eh, anche tante eh, facce, abbiamo ormai l'incontro con l'università tradizionale, con la eh, classica, con eh, l'università eh, innovativa come può essere quella eh, online, ma abbiamo anche l'idea che l'università è tante altre cose: è la ricerca applicata, e, eh, i master, è la terza missione. Tutto questo noi vogliamo eh, eh, metterlo a fuoco in questo. In questo convegno, pensando che fare un università, parafrasando una canzone, è bello, ma sembra impossibile. È bello perché la bellezza fa parte, è un aspetto del sapere, no? le due cose sono legate. Ieri con. Il professore Cersosimo passeggiando per Ibla diceva: Ragusa ha diritto all'università perché Ibla è bella. Ed è, ed è vero: no? la bellezza si sposa con la eh, sapienza, con la saggezza, con lo studio. Ma sembra impossibile è eh, sempre impossibile se andiamo a vedere l'università dentro un contesto internazionale, se andiamo a vedere l'Italia dentro un contesto internazionale, se andiamo a vedere il mezzogiorno dentro un contesto nazionale e se poi appunto pensiamo alle università locali dentro il contesto meridionale. Per fare questo noi pensiamo che è necessario un'analisi, un'analisi approfondita, un'analisi che ci dia eh, le coordinate del contesto. Per questo iniziamo stamattina con eh, una eh, riflessione sulle caratteristiche dell'università nel mezzogiorno dentro un contesto OX, dentro un contesto internazionale. E iniziamo con, eh, sfruttando eh, eh, due, eh, due relatori di, eh, come dire, eh, importanti. Importanti per la loro storia, per quello eh, che hanno prodotto e anche perché in questo momento stanno concludendo una ricerca appunto sulla Università eh, Italiana e le, la loro riflessione in qualche modo presuppone dei dati che poi verranno presentati ufficialmente eh, a, a, a dicembre. E le relazioni di stamattina sono. Eh, eh, prodotte eh, ci sono offerte dal eh, professore eh, Gianfranco Viesti dell'Università di Bari eh, eh, presentarlo credo eh, sia quasi inutile per, eh, perché i suoi lavori sul Mezzogiorno sono ormai patrimonio comune di chiunque voglia riflettere in modo intelligente sul, eh, sul Mezzogiorno io per quell'esigenza che vi dicevo prima darei immediatamente eh, la parola al professore Viesti in attesa degli altri ospiti e eh, tra la prima e seconda relazione completeremo quello che è la prassi della, eh, del, dei ringraziamenti e dei, e dei saluti. Eh, eh, vi, vi ringrazio per la vostra presenza, ci auguriamo un proficuo lavoro. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e il mio compito è quello di fare un quadro delle dinamiche recenti dell'Università Italiana che non sarà particolarmente allegro e che può servire diciamo, come base conoscitiva per una riflessione sul futuro eh, di quello che può succedere. Io vi chiedo scusa se poi dopo la relazione dovrò allontanarmi per rientrare, ma spero che questo contributo possa essere interessante. Eh, che cosa sta succedendo nell'università italiana? Che sta diventando più piccola, soprattutto nel mezzogiorno e isole, ancora di più nelle isole, e che rischia di diventare più piccola ancora nel futuro. Eh, questo è sorprendente perché è l'opposto di quello che è successo per decenni in Italia, dove si è puntato sull'aumento dell'istruzione universitaria. Ed è sorprendente anche perché è una scelta politica forte, ma è una scelta politica di continuità di tutti i governi che hanno avuto responsabilità negli ultimi sette anni e quindi diciamo, un dato di, di scenario di riferimento politico interessante. E, è è, è diciamo, un po' pericolosa perché non c'è una discussione aperta su questi temi, cioè nessuno ha detto ci serve meno università e quindi abbiamo uni meno università. Ma eh, questo esito è il frutto di un insieme di norme estremamente intricate eh, che stanno determinando questi esiti. Al tempo stesso c'è <coughs> in corso negli ultimi anni una campagna di stampa molto forte che da un lato tende a eh, criticare oltre misura l'Università Italiana, che è sicuramente criticabile, diciamo, ma quello che avviene è certamente oltre misura e che poi tende anche a, eh, diciamo, attraverso armi di distrazione di massa diciamo, a <coughs> distogliere l'attenzione da quello che sta effettivamente avvenendo. Che cosa sta succedendo? Che l'università italiana sta diventando molto più piccola. Questo è un problema perché era già molto più piccola, era più piccola dell'università degli altri paesi con cui ci confrontiamo, la Francia, la Germania, il Regno Unito. E quindi che cosa è successo negli ultimi anni? Che come, come dire, Abbiamo abbandonato un tentativo di recupero eh, disinvestendo sull'università, si dirà c'è la crisi, Beh, però il disinvestimento, cioè la riduzione dell'investimento sull'università che c'è stata in Italia è molto maggiore di quello degli altri paesi e allora si dirà vabbè, ma in Italia c'è più crisi che negli altri paesi, ma il disinvestimento sull'università è molto maggiore di quello fatto per altre voci di spesa pubblica. Eh, questa cartina vi fa vedere chi è avanti e chi è indietro. Chi è avanti sono quelli verdi, chi è indietro sono quelli marrò e la percentuale di laureati dei giovani laureati che è un indicatore comunitario molto importante. Come vedete il distacco è molto forte, nel senso che le regioni dell'Italia meridionale l'unico paragone che c'è è con la Romania ma anche le regioni dell'Italia centro-settentrionale hanno dei livelli molto più bassi, questo è il numero di laureati giovani rispetto agli altri paesi. E questo è anche frutto dell'investimento. Come vedete eh, noi dedichiamo, i dati sono un po' vecchi ma la sostanza rimane, eh, circa l'1% del PIL all'università, gli americani destinano il 2,7% del PIL all'università. E come vedete dalla seconda colonna il numero italiano è il più basso di tutti tranne la Turchia, ma la Turchia è in forte aumento e quindi fra qualche anno ci prenderà. La stessa Spagna, oltre che la Germania e la Francia, è più avanti. Per diciamo, parlare c'è un numero molto indicativo, cioè quello che l'Italia spende in università lo vedete in basso sinistra. Sono un po' meno di 7 miliardi, la Germania spende 27 miliardi, questo è diciamo, il termine di Paragone. Eh, se poi guardate la colonna di l'ultima, quella alla vostra destra, eh, che cosa scoprite? Che l'Italia ha tagliato la spesa negli ultimi 6 anni del 21%, la Germania l'ha aumentata del 23%. Credo che questo sia abbastanza sufficiente. E' interessante questo discorso, perché che cosa succede? Ci sono meno finanziamenti pubblici e quindi aumentano i finanziamenti legati al territorio, ma naturalmente i territori in Italia sono molto diversi e quindi la capacità di fare riferimento a risorse territoriali, le regioni, le fondazioni di origine bancaria, le imprese, è molto diverso e questo crea già una certa differenza tra nord e sud. Il terzo elemento è che sono aumentate moltissimo le tasse universitarie. Le tasse universitarie sono un po' più alte al nord e un po' più basse al sud, ma questo è molto parallelo al tenore di vita che c'è nelle diverse aree. E quello che rileva è che sono in forte aumento. Purtroppo, e completiamo un quadro eh, diciamo non particolarmente esaltante, eh, l'Italia è l'ultimo dei 28 paesi europei per quello che riguarda il diritto allo studio. Che cosa vuol dire il diritto allo studio? Borse di studio per i meno ambienti. Eh, residenze universitarie, e mense, trasporti, tutto quello che può agevolare gli studenti. E, è interessante notare che eh, diciamo in Europa ci sono tre modelli: un modello è quello inglese. Gli inglesi stanno privatizzando fortemente l'università, è una scelta ideologica molto precisa e quindi l'università è quasi tutta a carico del privato eh, paesi. ...altrettanto uh, avanti se non di più rispetto all'Inghilterra come la Francia, l'Austria, la Svezia... ...invece seguono un modello opposto... ...in Svezia è tutto assolutamente pubblico e non c'è niente di privato... ...ma lo stesso avviene anche in Germania... ...recentemente la Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionali le tasse universitarie... ...e quindi eh, le università non possono chiedere tasse di iscrizione... ...invece in Italia come vedete... Un quarto del costo dell'università è sopportato dalle famiglie. Eh, questo è il modellino, vedete, ci sono tanti paesi. In alto a destra avete i paesi anglosassoni, nei quali la spesa è molto privata, ma allo stesso tempo ci sono un sacco di eh, agevolazioni per il diritto allo studio. In basso a destra avete i posti migliori del mondo, e cioè Svezia, Norvegia, Danimarca, anche la Turchia e la Finlandia dove l'università è tutta pubblica e ci sono moltissime forme di diritto allo studio. In basso a sinistra trovate eh, l'Europa continentale e l'Italia è il pallino più alto, questo significa che da noi le tasse sono più alte rispetto agli altri paesi ma i servizi agli studenti sono di meno. Questo è molto importante ed è molto importante soprattutto per gli studenti perché si stanno riducendo le immatricolazioni, ne parlerà il professor Cersosimo. La regione al top per la riduzione delle immatricolazioni è la Sicilia, in cui sta avvenendo un forte disinvestimento sulla formazione, eh, soprattutto per chi? Per i più poveri e per chi viene fuori non dai licei. I passaggi dai tecnici, tecnici all'università si sono molto ridotti, ma il punto rilevante è che questo. Come vedete i tassi di passaggio si mantengono alti per i licei e scendono per gli altri. Questo sta avvenendo soprattutto nel mezzogiorno. Quindi stiamo, come dire, per usare parole antiche, eh, disegnando un'università più classista, che torna a somigliare a quella degli anni 50 o a quella degli anni 30, con una grande disuguaglianza eh, di ceto, perché per i ragazzi poveri diventa più difficile. Studiare all'università è assolutamente fondamentale. Tutti i dati mostrano che chi frequenta l'università ha maggiori probabilità di occupazione, maggiori probabilità di avere un reddito più alto, maggiori probabilità di muoversi meglio nella vita. Tuttavia l'accesso all'università è diventato selettivo e questo significa che alcuni ce la faranno e altri no. Le... Questo complesso grafico vi dice, ve lo dico io che faccio prima, una cosa molto importante che è l'ultima di questa prima parte, e cioè che in Italia l'università ha rappresentato un grande motore di cambiamento sociale, nel senso che l'Italia è il paese nel quale la percentuale più bassa di studenti universitari ha i genitori laureati. Questo significa che l'università è un meccanismo attraverso il quale chi viene da famiglie dove i genitori non sono laureati riesce a laurearsi, che è importantissimo per la mobilità sociale. All'opposto trovate il Giappone, paese in cui l'istruzione ha una storia antica e nel quale i, i, i figli laureati sono figli di genitori laureati. Da noi, soprattutto al sud, i figli laureati sono figli di genitori non laureati e quindi mettere, rallentare questo meccanismo è, eh, a mio avviso, estremamente sbagliato. La... Non vi sorprenderà sapere che tutto questo ha una dimensione territoriale: nel senso che avviene al sud e nelle isole, ancora di più, molto più che nel resto del paese. Eh, questi numeri eh, sono conti, eh, tristi conti, che fanno vedere come. Negli ultimi anni, guardate soltanto l'ultima colonna a destra in alto, negli ultimi anni che è successo? Abbiamo detto che l'Italia ha disinvestito nell'università, cioè i finanziamenti pubblici all'università si sono ridotti molto, ma si sono ridotti da Firenze in giù, nel senso che il finanziamento per le università del centro e del mezzogiorno è sceso dell'11%, mentre quello delle università del nord è rimasto praticamente uguale. Qui c'è una lunga diatriba su cui andrò molto velocemente, e cioè si dice: Ma questo è giusto perché stiamo premiando il merito e quindi stiamo dando più soldi alle università migliori. Questo è diciamo, eh, assai discutibile perché i criteri con cui si è arrivati a questo risultato, questa è quella di prima, cioè il Nord ha gli stessi fondi di sei anni fa, che non è il risultato ma il sud e il centro ne hanno molti di meno. È frutto di un marchingegno complicatissimo, di cui vi faccio grazia stamattina, eh, molto discutibile. Quindi quando leggete sui grandi giornali, soprattutto del nord, che in realtà eh, stiamo facendo bene perché stiamo premiando le università migliori, tutte queste classifiche, sapete che succedono in Italia cose anche un po' fastidiose, cioè che un istituto che pubblica le classifiche delle università eh, si fa pagare dalle università per fare consulenza su come meglio figurare in queste classifiche. Eh, quindi, diffidate assolutamente delle classifiche delle università. Sono molto distorte sia quelle nazionali sia quelle in comparazione internazionale. E quello che c'è da guardare sono i risultati diciamo, in specifiche aree, cioè è molto utile se uno si vuole iscrivere a giurisprudenza che vada a vedere le facoltà e i dipartimenti di giurisprudenza, ma diffidate delle classifiche. Come sono state fatte queste classifiche, quelle più importanti di tutti, quelle che determinano i soldi? Sono stati fatti in modo curioso, perché in genere quando uno dice ci sono meno soldi adesso li diamo ai più bravi, stabilisce prima le regole... Poi vede i risultati e premia che è andato più avanti. Invece qui in Italia, negli ultimi sette anni, che cosa è stato fatto? Prima si sono visti i dati e poi si sono stabilite le regole. Tecnicamente gli indicatori di premio alle università sono costruiti ogni anno dopo che i dati sono disponibili. E, dunque, questo che significa che è molto difficile migliorare, anche perché che cosa succede? Che questi indicatori che dicono tanto al Politecnico di Milano meno all'università di Catania. Cambiano ogni anno e anche con gli stessi dati, cioè con la stessa base di dati, i risultati che ne vengono fuori sono diverse. Eh, per darvi un'idea, diciamo, i meccanismi di premio dovrebbero essere semplici. Negli ultimi sei anni sono stati usati 22 indicatori diversi che sono cambiati tutti gli anni per stabilire chi è più bravo. E. Un aspetto molto importante è che una parte dei soldi affluisce in base alla velocità degli studenti. Cioè, se hai degli studenti che fanno molti esami, hai più soldi. Se hai degli studenti che fanno meno esami, hai meno soldi. Questo principio è giusto perché il fenomeno dei fuori corso è un fenomeno molto preoccupante. Eh, c'è in tutti i paesi del mondo, non è vero che c'è solo in Italia, ma comunque è preoccupante. Qual è il punto però? Che la velocità degli studi. Dipende dalla qualità degli studenti che arrivano all'università e molti dati ci dicono che purtroppo la qualità dei diplomati italiani non è uguale in tutto il paese, ma segue come dire, una discesa nord-sud: nel senso che eh, è purtroppo vero che il livello medio di competenze dei diplomati del sud è più basso, è molto difficile misurarlo. Ma comunque, questo che cosa significa? Che le attività di orientamento, che, la scelta dell'università prima e i servizi dell'università, soprattutto agli studenti del primo anno, sono assolutamente decisivi. Il punto, qual è? Che naturalmente, ecco, questo è un grafico, vi fa vedere che diciamo, i due fenomeni vanno nello stesso senso. Ovviamente, chi ha studenti diplomati un po' più deboli che devono recuperare ha dei tempi medi di studio dell'università un po' più lunghi. Eh, la tassazione studentesca è molto importante perché eh, eh, diciamo, la, uno dei criteri, e eh, l'ultimo mi avvio a concludere, eh, con cui sono stati fatti questi premi è anche il gettito delle tasse, cioè io ti premio se tu sei stato capace di raccogliere più tasse dagli studenti, che è appunto una, innanzitutto un cambiamento politico perché anche il partito che adesso è di maggioranza relativa si è presentato alle elezioni, nel suo programma diceva esattamente il contrario: cioè, bisogna ridurre le tasse universitarie e non aumentarle. Qui non solo aumentano, ma chi riceve di più dal gettito delle tasse ha dei premi. In questo caso, il premio è la possibilità di assumere altri docenti. Dov'è il punto? Che naturalmente la possibilità di ricavare tasse dipende dalla ricchezza del territorio. E quindi è del tutto evidente che un'università che sta in Trentino o che sta in Emilia-Romagna ha un gettito delle tasse molto maggiore di un'università che sta in Calabria. E questo è molto difficile. Chiudo dicendo, vabbè abbiamo patito tanti anni di sacrifici, d'altra parte l'Italia non è messa bene, anche l'università ha fatto i suoi sacrifici, siamo diventati un po' più piccoli, magari siamo diventati meglio, ma... Diciamo, la nottata è passata, sapete che in televisione sentiamo molte affermazioni di ottimismo sul futuro del Paese. Qual è il problema? Che questo non è vero, perché queste tendenze sono come una palla di neve. Diciamo, tecnicamente è molto complicato, ma il succo della storia è questa, cioè che è partita questa palla di neve. Come sapete, quando ci sono le valanghe la neve comincia piccola, ma poi acquista velocità e diventa sempre più grande. I fenomeni di cui vi ho parlato non sono un taglio che c'è stato un anno fino a un altro anno, pace, arrivederci e grazie. I fenomeni di cui vi ho parlato sono una palla di neve che continuerà nel futuro. Per cui le università più colpite e ahimè fra le università che in tutti questi dati hanno la sofferenza maggiore ci sono le università siciliane. Le università più colpite hanno davanti a sé non, diciamo, un tentativo di recuperare i problemi degli ultimi anni, ma un'ulteriore contrazione molto forte. E quindi che cosa succede? Succede che stiamo ridisegnando, e per questo è molto opportuno questo vostro convegno, eh, per, anche per una riflessione diciamo, sul ruolo dell'università in Sicilia, ad Ragusa, in Sicilia, perché che cosa si sta, si sta facendo? Si sta eh, diciamo, ridisegnando il sistema universitario italiano con una scelta di fondo pari a quelle che fece il fascismo, a quelle che fece l'Italia negli anni 50, che furono tutte scelte di aumento dell'istruzione. La Sicilia ha delle università molto antiche, ma come forse saprete nel resto del mezzogiorno, alla fine della Prima Guerra Mondiale, c'era solo una università, che era quella di Napoli, poi mano a mano ne sono state create delle altre. Forse troppe, di questo si può discutere, <coughs> ma certamente l'obiettivo era comune. Che cosa sta succedendo invece? Che stiamo andando verso un sistema con meno sedi, ma soprattutto concentrate nei territori più forti. <coughs> è un sistema che guarda più, come purtroppo tante volte accade nell'Italia contemporanea, più alla sopravvivenza dei singoli che non alla sopravvivenza del sistema. Perché la Germania è forte, perché ha un sistema universitario forte. Friburgo sarà forte in una cosa, Berlino sarà forte in un'altra. L'ottica di questa trasformazione italiana è molto diversa: poche sedi, tutte forti nelle, nelle regioni più ricche, e gli altri, pazienza, e ci sono addirittura possibilità che scompaiano le università deboli. Allora, qui non entro. Per evidenti motivi del discorso delle sedi decentrate, che è un discorso con luci ed ombre, perché nel passato sicuramente ci sono state troppe sedi decentrate. Ma qui stiamo parlando delle sedi centrali delle università. E naturalmente la criticità maggiore è relativa al sistema universitario meridionale: eh, con tutta probabilità, nella media delle capacità di ricerca le università del sud sono più deboli, ma questo non significa niente, perché il bello di un sistema universitario è che nello stesso ateneo ci sono corsi migliori e corsi peggiori. Che cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe potenziare i corsi peggiori perché non so, giurisprudenza A nella sede X non è così buona. Allora cambiamo i professori, mandiamo dei professori migliori, perché anche quella diventi forte. Invece quello che sta succedendo che mi preoccupa ancor più è che le grandi aree di altissima qualità che ci sono nelle università del Sud, in tutte le università del Sud, incluse quelle siciliane, rischiano di diventare più deboli. Quindi non stiamo provando a rafforzare i deboli, ma stiamo riducendo le loro eh, punte. Chiudo con questi numeri che tornano all'inizio e completano la discussione. L'investimento sull'università viene ritenuto da tutti quello più opportuno per il mondo del futuro, il mondo digitale, un mondo di professioni altamente specializzate nel quale chi sa va avanti e chi non sa può avere problemi. L'investimento che c'è dell'università lo leggete qui. Per ogni cittadino la Germania investe 330 euro, nel mezzogiorno si investono 100 euro. Ma quel che è grave è la parte in basso, che fa vedere che questo, perché vedete sopra l'Italia è molto più in basso, ma sì, la speranza è che possa recuperare. In realtà quello che leggete in basso è che eh, c'è stato un recupero fino al 2008, vedete i dati dal 96 al 2008 aumentano, ma poi c'è stata una riduzione. Io mi fermo qui e naturalmente trago solo un'implicazione, che tutte queste difficoltà e queste cifre non ci devono spronare né ad abbandonare l'università né a eh, diciamo, metterci a piangere, ma devono invece fornire un duplice stimolo. Da un punto di vista della discussione di cittadinanza, politica, in tutte le sedi, questa questione è una questione fondamentale che va posta sui tavoli opportuni perché con il mezzogiorno ha grandi difficoltà economico-sociali, con un'università più debole certamente queste difficoltà si, si acquiscono. E poi invece ci deve spronare in sede locale con le singole iniziative a fare degli interventi molto di qualità, degli interventi molto mirati perché sicuramente i tempi sono più difficili, le risorse sono più scarse rispetto a prima. Ma l'investimento in istruzione è un investimento assolutamente fondamentale. Se c'è un dato che può dire di come sarà la Sicilia nel 2050 è la percentuale di studenti che sono presenti in quest'Aula, che arriveranno alla laurea. Se questa percentuale sarà bassa, le condizioni complessive della Regione saranno difficili. Se questa percentuale sarà alta, come mi auguro e come spero, le condizioni della Regione saranno certamente molto migliori. Grazie.